Raposelli, centrodestra. Pescara ha chiesto un consiglio comunale straordinario sul problema sicurezza. Perché? Il perché di questa richiesta? Ed esiste davvero un problema sicurezza a Pescara? Assolutamente sì, noi l'abbiamo chiesto, come del resto già a gran voce durante i precedenti consigli, le precedenti commissioni, abbiamo sempre denunciato oramai questa dilagante insicurezza nella città di Pescara, tanto che in passato non siamo stati ascoltati, addirittura siamo stati costretti noi di Forza Italia a mandare una raccomandata a Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara proprio per segnalare l'insicurezza, ma il sentimento di insicurezza che pervade oramai ogni cittadino di Pescara, e quindi la nostra segnalazione oramai è datata maggio 2016 per quanto riguarda proprio il documento, il cartaceo, ma addirittura da molto tempo. Pescara non è più quell'isola felice che vogliono farci vedere, che dicono. Pescara sta cambiando, ci sono dai furtarelli di quartiere, siamo passati oramai alle rapine, con travisamento, e questo è un segnale molto importante, rapine a mano armata, cioè ci dobbiamo rendere conto che anche la presenza fisica delle forze dell'ordine su Pescara è un deterrente molto importante. Non che le forze dell'ordine non facciano il loro dovere, anzi lo fanno in maniera veramente egregia, solo che bisogna intensificare i controlli, intensificare la presenza, perché il cittadino solamente a vedere delle divise, che possono essere nere dei carabinieri, possono essere azzurre, blu della Polizia di Stato o grigie della Guardia di Finanza, addirittura delle mimetiche dell'esercito, che noi abbiamo chiesto anche mesi fa, in aiuto e in ausilio alle forze dell'ordine, credo che sia oramai un elemento necessario, e questo è il motivo per il quale abbiamo richiesto questo consiglio straordinario, che soprattutto anche pungolati e spinti dai migliaia e migliaia di cittadini che oramai hanno paura dentro le loro abitazioni e anche fuori.